Salvatore dell'umanità, bentornati in Phoenix Point. Oggi tiriamo fuori il nostro saltino di Paolo Maldini, santo protettore delle difese, perché stasera, dovremo, stasera, o questo giorno, dipende da come lo state guardando, dovremo difenderci da ben due assalti e poi ci vendicheremo. Tutto questo dopo la sigla. Rieccoci. Rieccoci. Quindi abbiamo un assalto di Pandorani a questa quarry e a questa base. Che penso si arriverà da qua, sperando che stavolta distruggerlo in qualche maniera. Siamo verso la fine, se cerchiamo Varefage Injector per andare verso la finale di Phoenix, però noi stiamo andando verso il finale di Sinedrio. Mentre stiamo facendo altre ricerche perché sì. Qualcuno è arrivato in un punto di interesse. Stiamo fabbricando altre protein methane, ma ci serve più living crystal. E tra l'altro loro dovrebbero essere qui pronti. Ok, potremmo fare un altro schioppo di quelli. Un altro scorpion, se no potremmo servirci la shardgun. Questa è una shardgun. Prova. Potremmo avere un po' di scarsità di material. Il primo è Defend Your Base. E vediamo un po' come siamo messi. Beh, il primo è la nostra base. Abbiamo anche una bella Athena. Una bella Spida, tra l'altro, che possiamo usare per paralizzare roba. Per ora vediamo solo un simpatico Mindfragger. Simpatico per modo di dire. Abbiamo ben due Terminator. Abbiamo un po' di gente. E abbiamo una Violetta solitaria. Però che sono tutti abbastanza sparsi. Non posso usare un Steel Frenzy. Johnson Godoy anche. Tanto avvicinarlo di qua. Dunque, queste scale che danno sul nulla, vabbè. Preso anche questo. Abbiamo un Poacher e un Tyrant. Ma il Fragger muore male. Anche il Poacher muore male. Tyrant no. Vabbè, facciamo questo. Brava Violetta. Quanto costano queste? Questo no. Vai. Dando come dei fulmini. Toh, tutti qua. Pronto a paralizzare gente. Proteggi gente. Proteggi con la tua sfera poké. Tutti qua. Pronto a difendere. Gennarino. La
Lancio un bel fireworm qua, che non so mai. Receiving. Mettiti in overwatch di qua. Babyface. Babyface deve essere una di quelli che deve andare all'assalto. Quindi andiamo qui. Scudo. Chiama Evaristo, scudate se insisto. Tu sei super veloce, Navy super veloce, ci piace. C'è anche Lupin quarto. Possiamo fare già jump qua. Zack McCracken. Oh yeah. Non riuscirà mai a colpire nessuno qua. Vai dietro la sfida. Anche tu gallo cedrone devi andare all'assalto. Per ricoprire Violetta, eh? Johnson Godoy, in avanti, va. Disabilità dalla testa, quindi questo non può più fare niente. Ci può stare. Una marea di gente, eh? Una marea di gente. Allora, questa è Tarshadow. Né? Quindi questo è il bersaglio ideale. E questo lo paralizziamo. Questo lo lasciamo qua. Perfetto. Quello è morto. Potremmo già iniziare con Gallo Cedrone. Siamo nel giro degli assassini. Strike 1. No, 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 non questo. Idiota. Andiamo, facciamo. E Violetta adesso... C'è qualcuno che gli può dare un sloppo. K. E mettiti in Overwatch. Shadow, quindi puoi paralizzare qualcuno? Non vedi nessuno.
riesco a capire perché. Mancato. Tu riesci a colpire qualcuno? Neanche uno. Niente, nessuno che paralizza, né? E vabbè, dai. Distruggiamo tutti, no? Banalmente, e via. No. Raccogli questa pistola, grazie. E niente, non può... Buono, abbiamo fatto fuori tutti, ma a questo punto... devi scudarti. Electric reinforcement da 1. Non puoi metterti in overwatch con quello. Vedi qua dietro. Tu ti tieni Overwatch di qua, è una bella trappola di Overwatch. Butta, butta! Fai piovere vermicelli. Tu non ti puoi mettere in overwatch, no? Vabbè. Scudiamo. Hostile destroyed. Tu puoi paralizzare qualcuno, vero? Questa non è una bella notizia. Vabbè. Facciamo fare questo. Dietro c'è qualcun altro. Mindfragger. A saperlo
Lo faccio fuori quell'altro per primo. Passatemi di qua. È mancato l'ultimo colpo. Abbiamo finito? Muy bien. Violetta è fatta fare una marea di gente. Però ancora... poca esperienza, poca esperienza. Fucilone con la punta delle dita. Abbiamo recuperato un tritone. E ora difendiamo il sito degli antichi. Otto soli slot. Speravo in qualcosa di meglio. Power Ranger. Power Ranger? Non mi ricordo più che cos'è. Un infiltrator scout tipo. Lui è un po' più efficace, diciamo così. Abbiamo bisogno di gente che livelli. Tanchiamo per la sicurezza. Magari invece che Super Frog mettiamo Dagmara. Posto di space, mettiamo Anita, Günther. Penso avessimo fatto un nuovo Scorpion, invece no. Va bene, vediamo. Via. Eccoci. Allora, abbiamo anche il nostro bel gigante qui. Altro nella base defense non abbiamo neanche fatto un salvataggio, ma fa niente. Allora, chi deve dare frenzy? Tu, Don Zauker. Allora, punti di respawn sono lì, e un chirone, qua dietro. Tra l'altro bella posizione, bello in alto, maledetto. Tre punti di respawn non ce ne sono. Ma Evi ce li abbiamo, no, eh? Qualcuno che possa bombardarlo, no, eh? Troppo facile. Ciao. No. Non una gran bella cosa. È troppo bello per essere vero. Elliot, tu non hai un'arma che fa fumble, quindi bravo. Tu hai levi, gli Heavy Legs.
mi fanno male queste quando si avvicinano. Mettiamo... Allora, forse ce n'è uno con Adrenaline Rush. Goo Bombs in quel caso lì non servono a un tubo di niente. Vai, Power Ranger. C'era qualcuno che faccia male a quell'affare. Tu sarai quell'uno. Dagmara sarai quella incaricata di tirarlo giù. Ma questo attacca da vicino, quindi... Beh, potremmo fare dash. No, quello mi convince che forse... troppo vicino. Forse se... Almeno una l'abbiamo fatta fuori. Ci sono altri due simpaticoni, ma... Acid Myrmidon. Rimane solo Lunar Lander. Però che l'Acid Myrmidon non lo possiamo martellare. Questo è l'unico che non potremo martellare. Questo non è una bella cosa. Vabbè, iniziamo a fare pulisti di là. $2.50 potremmo farcela. Speriamo. Otto, 16, 24, 32, non riusciremo a paralizzarla. Vabbè, che cavolo me ne frega me di paralizzare quella roba lì.
Adesso non vedo neanche che può combinare. Vabbè. Dai, fammi vedere cosa ho intenzione di fare. Ah, sono rimasti solo in due. Sei un po' franabile, eh? Power Ranger. No, non ci arrivi, manco a pagare. Tu non riesci a vederlo. Beh, almeno uno rimane, perfetto. E non puoi metterti in Overwatch, no? Gunther Kennedy. Tu hai già mosso Elliot. Tra l'altro ha uno schioppo di troppo, perché tanto questo non va. Scott Shed. Si poteva catturare qualcuno, ma il gioco non vale la candela. Dagmara poteva prendere più skill, invece no. Vabbè, fa niente. Per sparare costa 3. Questi qua. È rimasto solo Lunar Lander, che non ha molto da fare via. Questo è Mirmidone. Muy bien, muy muy bien. Ah, torso disabled, quindi questo non può più fare un tubo niente. Darlander.
non voglio dare esperienza a te, voglio darla a i miei fantaccini preferiti. Solo che non riescono a beccare nessuno da qua. Ciao ciao. Overwatch, grazie. Paralizzarlo potrebbe essere un'opzione. Va bene, va bene. Si è messi male, anzi. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Quel qualcun altro dove lo vado a pescare adesso? Beh. Eccolo. Ok. Ora ho capito dove sono. Tu non sei messo bene come armi, eh? Un'arma che tra poco mal funzionerà. E a parte quella hai solo delle pistole. Non un granché, eh? Bisogno di dare frenzy ancora a tutti. Avvicinatevi, che facciamo la cura. E tu Dagmara. Puoi scendere di là, eh? Tu riesci a sparare a qualcuno. E quello? Quello mi mancava del tutto. No, no, tu stai qua. Aspettiamo che quell'altro arrivi. Ok, non molto altro da fare. Mo scendo e lo paralizzo. Fallo un Triton Tag. Non me ne faccio granché, ma... Eccolo là.
faccio sparare a quello o all'altro. Proviamo a lui, va. Com'è possibile che... un tiro impossibile. Bella, dovresti almeno ammorbidire. No. Lui no. Un colpo allo scudo e uno alla botte. Non questo, questo qua. È tutto tuo. Non riesci a farlo fuori in un colpo solo? Ah beh, ma tanto noi possiamo sparare due volte. Scorpion è fantastico. C'era un punto in cui riuscivo a sparare quel Triton. Sì, è qua. No, non era il Triton. Avvicinati, va. Dagmara. Non è possibilità di paralizzare, no? Infatti che cavolo me ne frega me di paralizzare una bestiaccia del genere. Siamo fuori e non se ne parli più. E ora vediamo che ci aspetta. Ops. Abbiamo liberato. Tu sei Günther, sì, Günther. Fai fuori quel tag. E abbiamo finito. Anche interno alla massima, però gli abbiamo guadagnato un po' di esperienza. Siamo andati strabene in entrambe le missioni. Nove reclute. Questo è un priest e due assalti. Strongman Thief. Ready Weapons, ormai. Questo potrebbe essere un buon granatiere, ma ne abbiamo una marea, Non abbiamo più bisogno di reclute per ora. Commerciamo, cibo.
Beh, tu intanto potresti star qua, no? Bravo. Continua a collezionare cose. Questi andranno a distruggere il nest. Voi state qui, va bene. Siamo scesi sotto i 2000 di cibo, mannaggia. Pronto il soldato. Andiamo un po' di tech. Niente, possiamo farlo. Ok, questo pezzo di registrazione avrà il solo scopo di portare avanti la... No, la ricerca, la costruzione di cosa, ma stiamo aspettando che questo finisca. 85%. Devo andare da... da queste... Forti McFortface. Ai 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 ai. Forti McFortface le sta prendendo male. Curati intanto. No, è interessante. No, lo salviamo. Vediamo che cosa diamine sta succedendo a Forti McFortface. Team è abbastanza forte, rodato. Che non te non incorre in qualche altro bug. Hanno trovato il snake che dovrei dare a Godoy. Boh, andiamo. Allora, vediamo come stavamo messi. Sembrava che ci fosse una sigla da qualche parte. Comunque, questo cosa? No, salva. E vi che possono fare da scout, non ce ne ho. E rubo la mora in piazza grande. Perception Head, Trap Door. Qua c'è uno che non è tanto grosso, mi sa. Infatti sono due Arthron, di cui uno con Dark Shadow, e quindi ce lo portiamo a casa. Dimentico sempre che ho queste cose per fare scouting. Abbiamo un Chiron, lanciavermi, una Goo Bomb. Facciamolo sul tetto e vediamo se c'è.
di qua. Abbiamo avvistato un altro. Un altro Tar Shadow. Sembra vada di moda questa cosa. Una freccia non fa male. Non è un grosso problema. Se riesci. Se riesci. No, ci riesci. Non riusciamo ad andare su in qualche piano, tipo abbiamo degli sniper che sono un po' impossibilitati così. Abbiamo qualcuno qua in cima. Tentaculat. Mi raccomando non ammazzare questi qua, eh. Può fare più di tanto Rocket Leap. Abbiamo trovato un alleato. Molto bene, molto bene, molto bene. Se però mi spare quello là, io urlo nelle orecchie. Dobbiamo attivarlo. Rinnegatamente. Tu non hai roba paralizzante? No, non hai niente di paralizzante. Io ho cliccato a caso. Il club del Tar Shadow. Mamma mia. Paralizzarli tutti. Sono forti, eh? Ah, sono tutti livello basso. A chi hai sparato? No, non è gran roba. Ah, stanno distruggendo la struttura. Ok. Verme me l'hanno fatto saltare, no? Paralizza qualcun altro. Potresti provare a paralizzare quei due lì. Non è paralizzato, ma piuttosto che niente. Tu hai quick aim? Perfetto. Il problema è che... Ok, quello sul tetto adesso se n'è andato. Potrei iniziare a far fuori qualcuno. Ripolle
Senti come ribolle. Ribollita. Se non mi è piaciuto. Da parte che tu hai la possibilità di resistere a una bomba di goo. Siamo indurre il panico a quel cannone. Dark Shadow. No. Vabbè, uno semi paralizzato e gli altri impanicati. Non male. Chi riesce a prendere tu? Oh, uno di quelli impanicati. Non l'hai preso. Posso che rischiare, è così, va. Questo no, lui. Possiamo ammorbidirlo. Possiamo fare ciao ciao al goo abdomen. E con questo. Ci sta. Questi però li devo paralizzare. Ok. Paralizzato, questo no. 44 di paralisi. Muy muy bien. Li fermo, questo tu non puoi fare niente. Far niente. Tu invece puoi. Vabbè, sì, dai. Ci arrivi e lo paralizzi del tutto. È finita. Non c'è neanche fatto un graffietto. We've been through so much together. Or let's put it this way. You've done so much for us.
Our history is so full of betrayal and disappointment that sometimes it's hard to remember. Okay. This gift is just symbolic. We can never really repay you. But I hope everyone... That's a light up link, c'è da. Quindi c'è un'altra colonia di pandorani. Vabbè dai, andiamola con una missione d'attacco. Un sito di pandorani che li facciamo fare in un attimo. Abbiamo un mare di materiale. Direi che nel dubbio buttiamo su uccidere le cecchine via. Oh, bene. Cosa si inizia qua? Dark Shadow, c'è già questa che ci abbiamo. Che abbiamo. È tutto nelle tue mani, come al solito. Non so dove l'altro, l'altra Ching Sentinel, e non è una gran bella cosa. Qua c'è una marea di uova e va anche bene. Qui ci siamo. So che devo trovare in fretta dov'è l'altra. Può essere che sia di qua però. Di qua abbiamo. Un altro uovo. Corridoio, ma non è la tra di qua la stanza. Eccolo. Dimmi che c'è un ovetto prima. No, ma potremmo farcelo. Questo potrebbe essere un grosso problema. Come ci arrivo fin là?
Vediamo se riusciamo a... Sì, vai. Ci è mancato poco. C'è Mister Repeller o roba simile, eh? Base facilities output is increased by 50%. For material. Nulla di interessante. Ci sono intanto creare un altro Scorpion. Bravo Epsilon, bravo team Epsilon. Che ti fai valere. Potremmo attivare l'ultima qua, eh? Magari c'è qualche altra basettina di... degli accidenti pandorani. Se no, quelle che erano i... era Delta che era quella con... No. Eccolo con i rookie. The gift. Tornate qua e allenatevi. Construction complete. Shargan, un altro Shargan. Tolto. Ok, Tyrant Prime, vabbè, ok, più spesso. Ok, anche i tritoni adesso c'è un altar shadow. Oltre a gli accidenti di sniper rifle da lontano. Oh, c'è un, nesto, un altro nesto. Babyface. Vai, fallo fuori. Tanto possiamo creare... We're declaring war on Sinedrian. Why? Ma no, perché? They have no idea what they're doing. Their childish utopian fantasies will lead humanity to its destruction. And honestly, somebody... So, some time ago,
I came across a classified Phoenix Project report from 1970. E questo è il finale. It turns out, and I genuinely couldn't believe this was true at first, that in the 70s, the Phoenix Project actually sent people to the moon. Twice. But the mission to the Tsiolkovsky crater went terribly wrong. The astronauts in the lander became infected, I suppose, and committed suicide by opening the hatch. Protecting the Earth is a heavy burden. The incident almost destroyed the Phoenix Project. It ended Newton Summerall's career and began the long decline that seems to only have ended recently. But then I realized, meteorites. That must be how the Yugothian entity is sending the Pandora virus to Earth. And the moon functions as a kind of shield. That's what they must have found. A much, much older iteration of the Pandora virus. If we could get our hands on that, the insights to be gleaned from it would be tremendous. So I planned the mission to the moon. Unmanned, mind you. I'm not crazy. And now we're ready to actually make it happen. Except for one problem. The Pandora virus creatures seem very interested in blowing up our rocket. Exactly! Help us defend the launch site so we can get my robot to the moon. Wow, I can't believe I just said that. I feel like a mad scientist. Igor, launch my robot to the moon for science. Oh, wait. I think I just came up with a good name for the probe. Bene. E questo è per la prossima volta. Ti avviciniamo pericolosamente al finale. A sostituire tutti quegli schioppi come questi con uno schioppo fatto bene. Tu potrei darti una Sharkan al posto di questo. Darti questo. Che ci potrebbe servire? Più che il Neurazer. Con i bersagli molto molto grossi. Un subjugator qua. No, non l'ho ancora fatti. Sto costruendo niente ora, come ora. Tu potresti usare il caschetto. Ah, tanto questo.
Ovviamente un po' di accuracy. Abbiamo una marea di gente. Elliot Gum aveva il secondo fucile che non gli serviva. Piuttosto la spina. Questo. Ma quanti punti hanno questi? Cromot ne ha una marea. Tempo che faccio al doppio livello. Vorrei caricare non invento reaction. Oh, tu non hai Mark for Death. Poi di Will Power. Togli di tutto. Beh, allora, tutto questo qua è micromanagement, quindi potremmo anche dire che la finiamo qua. Ancora, mi raccomando, seguite anche gli altri video del mio canale e ci vediamo la prossima volta. Statemi bene, ciao, e che lo spirito di Paolo Maldini sia con voi.